Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Rise of the Tomb Raider. Eccoci qua, nello scorso episodio abbiamo raggiunto l'oasi nascosta e dobbiamo cercare la tomba del profeta. È incredibile, se solo papà fosse qui. Allora, c'era un buco. Indicatore di obiettivo. Vengono evidenziati, grazie, quindi io devo andare là. Com'è che si faceva vedere la mappa? Ah, così, bene. Affresco, affresco. Reliquia, sì, è quella che abbiamo trovato. Noi veniamo da qua. Non c'è altro? No, va bene, allora andiamo avanti. Ah, crolla tutto. Oh no, sono già qui. Mi sa che quello è l'elicottero che ci stava sparando nello scorso episodio, quindi è meglio se ci diamo una mossa. Se non crolla tutto, ovviamente. No, ecco, infatti doveva per forza crollare tutto. Vai, muoviti! L'ordine della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. In pratica stiamo, salve, stiamo seguendo le indicazioni che ha lasciato il padre di Lara. Stiamo in un certo senso proseguendo le sue ricerche, anche se a quanto pare nessuno gli credeva a parte Lara. Ecco, bene, siamo messi benissimo. Oh, salve. Lara, vai avanti per cortesia. Oddio, che schifo. No, 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 questa parte è orribile. No, mi sono venuti i brividi. Vai Lara, cosa ti fermi? Perché si ferma? Perché si ferma? Vai. Muoviti Lara. Oh. Ah, però l'abbiamo trovata, la tomba del profeta. Esplora i passaggi. C'è della tomba. Qui. Soldati armati contro pellegrini religiosi. Oddio, ma è un topo. L'ordine della Trinità. Era enorme. Oddio, ma che topo era quello? Questo che cos'è? Dono della provvidenza. Cerca ricompensa all'interno dei piccoli contenitori arancioni. Ah, ok, questi mi danno un po' di ricompensa, un po' di punti esperienza. Va bene. Scusi, non volevo pestarla. L'ho pestato. Dove andiamo? Ah, un altro affresco, aspetta. Il profeta ucciso dall'ordine della Trinità. Figlio, l'ordine della Trinità ha saputo che i seguaci del profeta stanno costruendo un'immensa tomba in un'oasi fuori da Beroia. Ma la cosa più sorprendente è che mentre pensavamo che stessero costruendo la tomba per il profeta, la Trinità ora crede che sia ancora in vita. Abbiamo saputo che predica la sua eresia tra la popolazione locale, attirando ogni giorno nuovi seguaci con le storie di come ha sconfitto la morte. È un bugiardo, un eretico, che sostiene di aver fatto miracoli che solo il divino può fare. Hai giurato che era morto. Ci hai ingannati?
Un antico messaggio del capo dell'ordine della Trinità. Avevano seguito il profeta e i suoi seguaci fino a qui. Va bene. Qua non c'è altro? Vediamo un po' se magari mi indicano. No, devo soltanto andare di là. Va bene, andiamo. Tieni premuto LT per mirare. Va bene. Ma queste cose no però. RT spara. Oddio, ci sono anche le trappole. E allora con molta molta calma noi andiamo avanti. Anche se ora sono un po' preoccupata. Avanzano forza di esplosioni. Ah, accidenti, sono gli altri che stanno facendo esplodere tutto. Ecco, appunto. Ok. Allora, secondo me devo fare qualcosa con quella pedana lì. Ah, posso anche rompere il muro. Ma oddio, sai nuotare? Ok, sa nuotare bene. No, perché nel precedente Tomb Raider non si poteva nuotare. E qui invece posso salire. Bene. Allora, sì, sicuramente quella cosa là la devo rompere. Infatti, vai. Perfetto, possiamo salire ora. No! Ecco appunto. Spara, spara, spara. Anche le cose a rallenti. No, X, 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 X. Ecco sì, mi sa però più che in questo Tomb Raider... si nuota. Tieni premuto B per nuotare più velocemente. Ok. Però lei non nuota. Tutto bene? Sì, tutto bene. Qua non c'è nulla. E andiamo avanti. Incredibile, ce l'abbiamo fatta, papà. Abbiamo raggiunto la tomba del profeta? Credo proprio di sì. Vediamo un po' cosa possiamo fare dunque. Noi veniamo da lì. Raggiunge la sommità della sala principale della tomba. Di qua non si sale? Che è successo? Ah, mi sono buttata in acqua. Non so se ho fatto la cosa giusta. Ah sì, in realtà sì, perché... si poteva scendere anche da qua. Sì, ok. L'importante è non perdersi. Premia l'istinto di sopravvivenza. Grazie. Ho capito che devo andare di là. Ma lasciatemi esplorare un pochino. Ah, là c'è tipo un meccanismo. Si abbassa la pedana e si alza l'acqua. Proviamo. Ah, ecco, infatti, qui c'è un altro muro da rompere. Bene, l'acqua si alza. E adesso posso raggiungere l'altra sponda. Ma si può andare sott'acqua? Allora, così mi nuota più velocemente. No, al momento non si può andare sott'acqua.
Eccola qua, la pedana. Bene, innalziamo ancora di più il livello dell'acqua. E adesso di qua. Non so se magari ci sia qualcosa anche di là, però. Vediamo. Potrei andare. Oddio, è immenso questo posto. Possiamo andare di là. Di qua e di qua. Proviamo prima di qua. Sì, se ce la facciamo, però. Oh, un segretuccio. Un altro simbolo religioso. Ma questo è semplice, è lavorato a mano. Il profeta deve aver attirato seguaci di tutte le estrazioni sociali. Non si vede molto qua. Come si fa ad accendere? Non si può accendere. No, no, no. No, non c'è la possibilità di accendere un bengala? Questo? No, no, però. Ah, ok. Queste sono le missioncine secondarie, mi sa. Sì, infatti, 1 su 7. Vabbè, queste possiamo anche evitarle. Qua invece? Posso salire? No. E allora andiamo. Questi invece sono importanti, forse, perché mi danno l'esperienza. Esatto. Questi qua mi servono. Aspettate perché mi sto anche perdendo. Ah, giusto, noi andiamo, veniamo da qua. Quindi dobbiamo andare da questa parte? Proviamo ad andare di qua. Sali. Questo che cos'è? Ah, abbiamo trovato monete. Grazie. Qua però non vedo nulla che possa interessarmi. Invece sì, eccolo qui. E là ce n'è un altro. Ah, un altro di questi. Vabbè dai, visto che siamo qua, lo rompiamo. Dovrebbe darmi qualche punto esperienza? Sì. Andiamo su da questa parte che ho visto questo qui che mi serve. Aspetta, aspetta, aspetta. Monete. Basta, mi sa che da questa parte non abbiamo altro. Dobbiamo raggiungere la vetta della tomba. Suppongo di dover andare di qua. Dove eravamo prima praticamente. Di qua. Questo mi sa tanto che crolla. Lo vedo un po' pericolante. Quindi io lo salto. Ah no, non si può, non si può. Che succede? Che succede? Era una trappola. Ah. Era una trappola. Ah, dunque, aspetta. Ma non la posso saltare. Aspetta, come si fa? No, ma lei non salta. Ah sì che posso. Piazzate le ultime cariche. Ah, c'è gente. Stanno per entrare. C'è gente. Mio signore, quello che dice. Che magari questi li leggo io per fare prima. Allora, un cavaliere della Trinità seguì la pista con l'intenzione di spazzare via gli ultimi seguaci del profeta. Volevano distruggere ogni prova. Mio signore, quello che dice è impossibile. Queste mani hanno infilato una lancia nel cuore del profeta. L'ho visto morire. Senza dubbio il suo popolo ha messo un altro uomo nelle vesti del profeta, ucciso per continuare la sua menzogna. Sono disperati, screditati e disiliati. Ci dirigeremo verso sud e uccideremo il resto del suo popolo. Ma il profeta è morto, lo giuro. Però da qua non si prosegue. Ah, devo andare lì.
un altro di questi cosi. Vabbè, visto che siamo qua. Bene. Da questa parte non c'è nulla, no. Oddio, non dirmi che dobbiamo arrivare fin là in cima. La vedo complicata. Ah! Salta, salta, salta! Due! E non lo prendo! E invece l'ho preso! Devo anche ricaricare per caso? No. Però mi sa che finisco i colpi. Altri enigmi? Intanto. Mio signore. Trovarono i seguaci del profeta e stabilirono di ucciderli tutti. Cosa aveva di così pericoloso il profeta? Mio signore, sono la guida di un piccolo esercito di fedeli, armati e pronti, e porto buone notizie. Abbiamo individuato la tomba del profeta. Lungo la strada siamo stati attaccati da un gruppo di invasati sotto le insegne del profeta, ma li abbiamo battuti senza difficoltà. Ne abbiamo lasciato fuggire uno per poterlo seguire fino all'oasi. Che il profeta abbia sconfitto la morte o che un altro indossi le sue vesti non importa. Tutti moriranno lì dentro e quel luogo diventerà finalmente una tomba. Allora, di qua potrei scendere. Mi fanno scendere. Vediamo se posso arrivare da qualche parte. No, qua mi sa di no. Lo so che non è questa la strada giusta, quindi torniamo su. Questo è a tempo! Ah! Bene! Allora. Ah, però abbiamo alzato il livello dell'acqua che si sta riabbassando. È una cosa a tempo. Allora. Lo so, ho capito. Io qua non devo sparare a niente. Invece sì. Ok, quella cosa lì l'abbiamo rotta. Io proverei a fare una mossa veloce. Vabbè, però. No. Aspetta, questa? No. Forse però la pedana qua mi serve per salire. Proviamo. Penso che la pedana mi serva a salire. Ma ce la fai? Ah, ma sì che ce la fa. Ma allora, a che serve questa cosa? Intanto c'è uno di quelli. A che mi serve? Allora, qua nulla. Cioè, io sono arrivata dall'altra parte senza problemi. Ah, questo però mi fa alzare il livello dell'acqua intanto. Abbiamo trovato monete. Sì, perché io di qua non posso proseguire. Quindi, rompiamo questo. Ok, ora credo che mi serva la pedana che ho fatto uscire prima. Eccola là. Se io adesso innalzo ancora di più il livello dell'acqua, dovrei raggiungere l'altra parte. Proviamo. Sì, forza. Acqua! Oh, dai, non ci credo. Non ci credo. Siamo caduti miseramente. Aspetta. Ce la fai a salire da qua, sì?
Riproviamo. Muoviti! Adesso, con calma, dove dobbiamo andare esattamente? Perché da qui noi veniamo. Non penso di dover salire lì. E quindi? Ah no, devo proprio andare qui. Ok. Ma ci posso salire sopra? Ah sì che posso. Ma abbiamo raggiunto la cima. Eccola qua, la tomba del profeta. Trovata. Sbagliato. Ehi, è qua giù. Ah no. Ho solo una pistola io però, eh. No, 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 io ho solo una pistola. Piazzate le cariche. La tomba del profeta. Dopo tutto questo tempo. Il manufatto? All'interno, se Dio vuole. Apritela, ma fate piano. Potrebbe essere estremamente pericoloso. Wow! Chi diavolo sei? Sei una donna intelligente. Suppongo che tu già lo sappia. La Trinità. Dov'è il manufatto? Non so di cosa tu stia parlando. Non fare la spiritosa con me. Sei stata tu a condurci qui. Senti, era vuoto quando ho aperto. Non c'erano corpi e nessun manufatto, te l'assicuro. Ambe, ambe, e si comincia, però io non sono abituata a usare il controller, ecco appunto, per sparare. Ah, oh, sono già morti? Ah, ma erano solo due. Ah, beh, allora possiamo andare tranquillamente. Posso depredare il cadavere? Forse non è il momento, però. Andiamo avanti! Ecco, appunto. No, dai! Muoviti, Lara, muoviti! Premi... Ah, oddio, c'è lo scatto! Ma veramente... Oddio, dove devo andare? Di qua. C'è lo scatto! Questa cosa non la sapevo! C'è la corsa veloce. E... Via, via, via! Ho capito! Muoviti! No, X! Vai con lo scatto! Non va con lo scatto, però.
No! Ma cos'è? Maniero Croft! Wow, vediamo la versione moderna della residenza Croft. Jonah! Lara! Ho così tante cose da dirti che... Hai trovato la tomba del profeta? Sì. Ma mi hanno seguita. Cosa? Chi? Si fanno chiamare la Trinità. Hanno provato a uccidermi. Che diavolo succede qui? Comincia a spaventarmi. La tomba era vuota, ma credo cercassero la sorgente divina. Il manufatto che cercava tuo padre? Sì, e c'è dell'altro. Nella tomba c'era questo simbolo. Ero sicura di averlo già visto. Stavo per impazzire. Poi mi sono ricordata. L'avevo visto qui, in uno dei libri di papà. Stai a sentire. La città perduta di Kitesh pare essere scomparsa in Siberia attorno al XII secolo. Secondo la leggenda, appena prima di essere attaccata dalle orde dei mongoli, fu sommersa dalle acque di un lago. E che c'entra con il manufatto del profeta? Lo stesso simbolo. Lara... Se la sorgente divina è nascosta tra le rovine di Kitesh, pronta per essere ritrovata, allora devo andare. In Siberia? Stai scherzando? Pensaci. Se questa cosa potesse davvero svelare il segreto dell'immortalità a noi, cambierebbe tutto quanto. Malattie, sofferenze, morte, sparite. Ma non ti sembra una follia? Jonah, ne abbiamo passate tante insieme. Sai che ne vale la pena. Potrebbe essere vero. Non mi importa che sia vero. Ho perso troppi amici e non voglio perdere anche te. Papà non ha mai collegato tutto a Kitesh. È per questo che ha abbandonato tutto. Inclusa te. Smettila di darti la colpa, non c'entri. Se l'è andata a cercare. Non posso deluderlo. Non ora, è tutto quello che ho. Invece no. E se stessi buona per 5 minuti, lo capiresti anche tu. Merda, Lara. Che cosa facciamo? Ce li ho portati io, Jonah. Se la sorgente divina esiste, dobbiamo trovarla per primi. Si va in Siberia, allora. Ah!
Lara, mi senti? Sono al rifugio! Jonah! Jonah! Se mi senti... torna indietro! Non venirmi a cercare! Devo farlo da sola. Un freddo benvenuto, direi proprio di sì. Trova un posto dove rifugiarti. Va bene, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Siamo quindi ritornati al presente. Abbiamo scoperto qualcosa in più riguardo alla Trinità e alla tomba del profeta, soprattutto a quello che stiamo cercando, e quindi direi che possiamo proseguire nella prossima parte. Lasciate un piacere, un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!